Buongiorno e ben ritrovati come ogni sabato a quest'ora da Andrea Secci e dall'Exclusive Chef del ristorante Le Palme di Marina di Carrara, Alessandro Bandoni. Ale, buongiorno. Ciao Andrea, ciao a tutti. Come andiamo oggi? Bene, ormai siamo proprio alla chiusura estiva. Siamo alla chiusura della stagione estate 2013. Si vede perché al mare ormai non c'è più nessuno. Al mare non c'è più nessuno e allora oggi abbiamo deciso di deliziarvi, se avete letto i giornali ieri lo sapete già, con un super ospite che è un tuo super ospite, non è un mio super ospite, che è collegato al telefono con noi. Presentalo tu. Lo chef Mattia Poggi, 30 anni quasi come me, esattamente, pensavo che ne avesse di meno onestamente, li porta bene lui o li porto male io, non saprei. Conduttore di programmi su Arturo e Alice. Quindi... Ciao a tutti, ci vengo io a trovarvi al mare. Mannaggia la miseria. Vabbè, buongiorno. Non è che sei in montagna. Ciao, cioè... appunto, è per quello. Vengo io a Carrara a trovarvi. Come state? Bene, bene. Te come Tutto stai? Come andiamo? Bene, bene. Com'è andata la tua stagione estiva? La mia stagione estiva devo dire che è andata bene. Io mi sono fatto un 15 giorni di vacanza fra mura, lì vicino a voi, perché praticamente è una meta immancabile delle mie vacanze, e poi per il resto ho più o meno lavorato un po' in giro. Sono appena tornato da Atene. Ah, beato te, insomma, quindi... Sì. No, sempre per lavoro, e purtroppo lì vi devo dire che è ancora estate, piena. Purtroppo. Ahimè. Purtroppo. Dalle foto che posti l'ho notato. Dalle foto che posti sui vari social network, Facebook, anche Instagram, vero? Sì, ormai sono diventato un fan di Instagram, mi piace tantissimo, perché è molto immediato. Fai la foto e la posti. E poi è un po' il social network per farsi gli affari propri dei propri personaggi, degli amici e non solo, anche dei vari chef famosi come te, per seguire magari le cose che non i giornali, le televisioni non dicono di un personaggio. Non dicono, hai ragione. Il problema è che i fotografi si lamentano perché dicono che con Instagram sono tutti fotografi. In realtà hanno anche in parte ragione, però dai, alla fine un social network come tanti, di conseguenza quando lo si ha lo si usa, ecco. È certo. Direi così. Allora, noi oggi ti ospitiamo, o meglio Ale ha deciso di ospitarti per farti dare a te una ricetta gustosa. Lo sai, noi parliamo di dolci ogni sabato a quest'ora all'interno di Pasticciano con il Bando, quindi Ale, dai, a te la palla. Ma io la palla, se mai a Mattia la passo. No dai Ale, allora dimmi, ma che dolce ti aspetteresti da uno come me? Qualcosa di semplice, leggero, fresco, carico. E io ho il dolce apposta per te, te lo dico subito senza indugiare. Vai. Allora, facciamo, questo è un mio cavallo di battaglia, ve lo dico, io adoro lo yogurt greco. Faremo un bicchierino allo yogurt greco, molto fresco, con un coulis, che non è una parolaccia, di lamponi, ma è semplicemente una salsa fredda di lamponi, un biscotto croccante al cioccolato e delle pesche caramellate. Okay. Vediamo gli ingredienti. Sembra difficile a dirlo, ma è facile a farlo e soprattutto è ancora più semplice a mangiarlo. In pratica si fa una mousse, si prepara una mousse con lo yogurt greco, quindi lo si lavora bene e con dello zucchero. Poi lo si aggiunge, lo si unisce, naturalmente qui dipende dal livello di pasticcioni che avete come radioascoltatori, certo. Però se vogliamo fare una mousse seria dobbiamo fare una base di meringa alla quale uniremo il nostro yogurt greco e poi della panna semimontata per ottenere un composto spumoso e denso. Se invece alcuni radioascoltatori non se la sentono, basta semplicemente un po' di yogurt greco con dello zucchero a velo e un po' di panna montata, così rendiamo più facile, più semplice la cosa. A parte, prendiamo dei lamponi freschissimi, li frulliamo con un cucchiaio di zucchero e mezzo limone spremuto all'interno, fino ad ottenere una crema molto morbida. La passiamo al colino per eliminare tutti i semi e poi la lasciamo da parte in frigorifero che rimanga bella fresca. Perfetto. Le ultime due cose che dobbiamo fare sono le pesche, che io preferisco con la buccia, quindi tagliamo le pesche a cubotti mantenendo la buccia, che è ricca di antociani, di proprietà, è ricca di antiossidanti e fa molto bene, e le caramelliamo con burro e zucchero in padella antiaderente per pochi minuti, fino a che non saranno leggermente appassite e soprattutto molto lucide e caramellate. E invece per il biscotto prendiamo, non so se si può dire, vabbè, non lo dico. Sì, no, la marca la puoi dire. Dei
frollini al cioccolato, diciamo, quelli che si trovano al supermercato. Se vuoi dire anche la marca precisa, non c'è problemi, lo faccio spesso anch'io. Allora, con le stelline, va bene? Quelli con le stelline. Quindi il pan di stelle? Perché, esatto, perché sono eccezionali, sono molto morbidi, anzi sono molto friabili e leggeri. Bene. Li spezzettiamo con le mani grossolanamente e aggiungiamo pochissimo burro fuso, come se facessimo la base del cheesecake, perché poi il burro fuso in frigorifero renderà croccante i nostri biscottini e quindi avremo un biscotto più croccante. A questo punto prendiamo un bicchiere non enorme, perché altrimenti questo è un bel mappettone da mangiare. Sul fondo mettiamo il biscottino al cioccolato, poi copriamo con la nostra mousse allo yogurt greco, uno strato sottile di coulis di lamponi e ripetiamo la stratificazione fino alla cima del bicchierino. Solo in cima andremo a mettere le pesche caramellate e questo è quanto. Grazie, grazie. Direi una ricetta fenomenale, fresca. Da leccarsi i baffi? Sì, la proverò privatamente. Semplice, ma è buona. Io ti ringrazio per essere stato nostro ospite all'interno di Pasticciando con il Bando. Ti ringrazio a nome di tutti gli ascoltatori di Radio Nostalgia. Spero che ci verrai a trovare qui in radio quando vuoi. Molto volentieri. Io penso che il giorno. Sono sempre lì da quelle parti. Il giorno che vieni, Matti, ci abbiamo fuori una vagonata di persone, perché tra ragazze e ragazzi che sapevano che ti avevo come ospite oggi, mi hanno chiesto: ma c'è lui fisicamente? Viene lui? Erano già pronti i fan. Quindi, allora, vieni. Guarda, ci organizziamo, perché io vengo volentieri a Carrara, così io e te, Ale, ci sentiamo su Facebook e vediamo di ricavarne qualcosa, va bene? Va bene, ci vediamo presto. Grazie allora. A tutti. Grazie, ciao, grazie mille. Ciao, grazie agli ascoltatori. Ciao, ciao. Ringraziamo allora l'exclusive chef Mattia Poggi e ringraziamo voi per l'attenzione. Pasticciando con il Bando tornerà con puntuale tra 7 giorni, sempre qua su Radio Nostalgia. Buon weekend, Ale. Ciao Andrea, ciao a tutti. Ciao.